sia il referendum è una speranza di futuro per l'Italia, una speranza di essere finalmente un paese moderno. Ve lo dico io che ho passato 2 anni e mezzo di trincea sulla legge su unioni civili. Se il bicameralismo perfetto non ci fosse stato, la legge ci sarebbe stata molto prima. Per me sì è importante perché secondo me non avremo un'altra possibilità per cambiare davvero questa, la seconda parte della Costituzione, e quindi per rendere anche più semplice quelle che sono le procedure ad oggi per l'approvazione di una legge. Cioè, per me l'aspetto più importante, che ancora con difficoltà riusciamo a trasmettere questo messaggio, è proprio quello della velocità con la quale vengono approvate le leggi. Cioè, per noi siamo la generazione di social, di internet, di sempre connessi, e chi più di noi riesce a capire che una democrazia lenta è una democrazia in pericolo. Cioè, più la democrazia è lenta, più è soggetta a quelli che sono le demagogie e i populismi di turno. È ovviamente importante votare sì per l'economia del paese, per non rimanere in una situazione di paralisi, per andare avanti, e quindi per tutti, è fondamentale più che importante. Per il sì è rimasta la parte maggioritaria del Partito Democratico insieme a tutti i cittadini che vogliono il cambiamento. Stupisce vedere D'Alema insieme a Casa Pound, stupisce vedere SEL piuttosto che tutti i partiti dell'estrema sinistra insieme a forze della conservazione come appunto Forza Italia e tutti gli ultra conservatori di questo paese. Forse sono loro che hanno delle contraddizioni, non noi che vogliamo semplicemente il cambiamento. Vediamo Renzi ovunque, numerosi esponenti del governo e non solo che stanno provando ad entrare nel merito della questione, e secondo me anche noi dobbiamo provare a fare di più per entrare proprio nel merito di questa riforma. Per il sì sono rimaste le persone in favore del progresso, le persone un filino più pensanti e le persone per bene.